Sì, direi proprio di sì. Un sistema di controlli in questo caso che credo aiuterà al ripristino della legalità in un settore importante quale appunto l'assistenza ospedaliera ed eviterà che l'immagine dell'ospedale Ruggi d'Aragona, immagine peraltro così prestigiosa in alcuni settori di eccellenza della medicina, possa essere offuscata dal comportamento di un numero veramente rilevante di operatori sanitari che in qualche modo viola i doveri professionali e lede i diritti dell'utenza. Ecco, lei parla appunto di un altissimo numero, potremmo parlare quasi di un sistema. Direi proprio di sì, perché il numero delle violazioni accertate in questo settore è veramente elevatissimo e stupisce come non siano stati ancora attivati i controlli più rapidi e non semplicemente documentali, quali quelli del semplice cartellino marca tempo, perché si sa. È un invito che lei fa a chi dirige le aziende ospedaliere, insomma, di intensificare i controlli. Sì, io credo che sia necessario. Questo è un caso di evidente malcostume che va combattuto sul campo e soprattutto dagli stessi operatori che agiscono a stretto contatto di come, che hanno funzioni anche di responsabilità, di controllo nei confronti di chi commette queste in modo così palese e anche direi protervo questo tipo di violazione. Quante sono le persone coinvolte? Qual è il reato? Le persone raggiunte dalle misure cautelari personali in questo processo sono 12, però le persone che hanno commesso comportamenti analoghi, accertati anche attraverso il video monitoraggio effettuato, sono diverse centinaia. Diverse di truffa aggravata, e c'è un altro reato che è previsto dalla cosiddetta legge Brunetta, entrata in vigore nel 2001 ma poi novellata nel 2009, che punisce proprio l'utilizzo falso dei cartellini marcatempo. E avranno anche l'interdizione quindi ai pubblici uffici per un anno queste 12 persone? Le 12 persone hanno già avuto questo tipo di interdizione, è una misura che è stata introdotta da una recente riforma legislativa che consente al pubblico ministero di utilizzare uno strumento più flessibile, quello appunto dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici, evitando di ricorrere a misure cautelari più gravi, privative della libertà personale. Le indagini sono scaturite da un dipendente che ha denunciato, era stanco del sistema, quindi sì. Questo ci conforta perché dimostra che accanto alle persone disoneste, perché tali sono quelle che pongono in essere questi comportamenti, vi sono anche dei dipendenti onesti che tengono la propria dignità professionale e anche al prestigio dell'azienda alla quale appartengono.